chef in famiglia, cosa cuciniamo oggi? Oggi facciamo delle orecchiette fresche con vongole veraci e broccoli. Ciunghe. Okay. Cominciamo allora. Bene. Allora, i broccoli li abbiamo già lavati, come li lavi tu i broccoli? Allora, io normalmente frutta, verdura, ortaggi, tutto ciò che deve essere comunque lavato, lo possiamo lavare in due modi, abbastanza tradizionali. O acqua e bicarbonato, okay, oppure acqua e aceto bianco. E invece per le vongole, come le laviamo? Noi compriamo le vongole, le portiamo a casa, noi compriamo il procedimento qual è? Pieno di vongole o di lupini, io ho trovato entrambi, quindi ho preso entrambi. Il procedimento è, prendiamo la nostra rettina di vongole veraci, in questo caso lupini, la mettiamo in un'insalatiera, acqua e sale, le facciamo spurgare, meglio sarebbe cambiare comunque l'acqua 2 o 3 volte, dopodiché la vongola si batte leggermente su un piano per far uscire la sabbiolina che rimane all'interno. Allora, cominciamo con il procedimento, c'è dell'acqua a bollire, sì. Cominci con i broccoli. Cominciamo con i broccoli, sì. Dunque, lo potete tagliare come volete il broccolo, io in questo caso faccio così. Il gambo non si butta mai, si può usare per diverse preparazioni. Io in questo caso lo metto dentro l'acqua che è già leggermente salata, in modo da insaporire un po' di più la nostra pasta. Poi il broccolo, ripeto, tagliatelo come volete. Io in questo caso faccio dalla rosellina, ricavo altri 3 piccoli tagli. La parte qua andiamo a fare un po' più piccolina e praticamente allora broccoli tagliati, acqua bollente già salata, sì, con dentro i gambi che hai messo prima, sì, buttiamo broccoli. Adesso buttiamo i nostri broccoli, adesso mettiamo una manciatina dei nostri broccoli, giusto una porzione, ok. Li facciamo andare delicatamente, ogni tanto li andiamo a muovere, ok? Giusto per dare sempre un po' di uniformità alla cottura, perché può essere che magari la parte iniziale del broccolo rimane sempre un po' più a galla, allora ogni tanto lo andiamo delicatamente a girare. A girare, quanto li lasciamo? Allora, invece nella padella un filo d'olio, padella calda o padella, l'olio lo mettiamo a caldo o a freddo? Allora, l'olio si può mettere sia a caldo che a freddo. L'importante è che quando mettiamo dentro le vongole l'olio non superi il punto di fumo, che deve essere caldo ma non deve essere bruciato. Perfetto. Quindi adesso andiamo a mettere le nostre vongole in padella, alziamo la fiamma al massimo. Quindi rimangono così senza coperchio, la padella aperta? Esatto, la padella la possiamo tenere aperta. Poi la possiamo anche chiudere in modo che il vapore ti aiuti a far aprire un pochettino prima le vongole. Però se vogliamo possiamo anche già insaporirle con un po' di prezzemolo. Allora, è passato qualche minuto, le vongole si stanno aprendo. Ok, appena si aprono le vongole, in questo caso non abbiamo bisogno di filtrare l'acqua, proprio per il procedimento che abbiamo fatto all'inizio, quindi le abbiamo spurgate con acqua e sale, abbiamo tutte picchiettate, quindi non abbiamo bisogno di filtrare la nostra acqua. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura e sempre piano piano, delicatamente, andiamo a mettere i nostri broccoli insieme alle nostre vongole veraci. E siamo pronti. Ok, mettiamo ancora un pochettino di prezzemolo. A questo punto mettiamo le nostre orecchiette fresche nell'acqua bollente. Grazie. Andiamo sempre a mettere la nostra porzione. Ok, grazie. Allora, la pasta fresca normalmente viene a galla quasi immediatamente. Non dovesse venire a galla per vari motivi, andiamo sempre piano piano ad aiutarla. Quindi anche questo, aspettiamo il tempo di cottura, che se passa presto, vabbè, sì, ci vogliono pochi minuti, se no il tempo di ci vogliono pochi minuti sulla confezione. Esatto, che però noi il tempo di cottura indicato nella confezione lo andiamo a concludere in padella. Non abbiate paura perché le vongole non diventano stracotte, proprio perché
sono immerse nel liquido, quindi posso, quando abbiamo i frutti di mare in padella, evitiamo di fare il salto, più che altro per non rompere il guscio e magari trovare il pezzettino di guscio in bocca che magari non è piacevole. Se riusciamo, lo amalgamiamo un po' così, un po' leggermente avanti e indietro, in modo che poi tutta la cremina venga uniforme. I nostri broccoli hanno fatto anche un po' di cremina, sempre logicamente con l'aiuto della nostra acqua di cottura. Allora, abbiamo visto il procedimento per le orecchiette con vongole e broccoli. Aspettiamo le foto dei vostri piatti e fateci sapere com'è andata.